16 luglio 2021 ci troviamo all'interno del chiostro di Sant'Agostino, il protagonista di questo speciale perché a breve inizierà una conferenza stampa di presentazione dei lavori di ristrutturazione appunto del chiostro di Sant'Agostino, un lavoro di collaborazione tra il comune di Mondolfo, la prefettura di Pesaro Urbino, utilizzando i fondi del FEC. Con le nostre telecamere naturalmente non potevamo mancare anche per farvi vedere da vicino quali saranno i lavori, e sicuramente entreremo anche nella chiesa qua adiacente, da poco ristrutturata. Prima che il complesso monumentale di Sant'Agostino da qualche anno è diventato teatro di tante iniziative, di festival, di mostre e quindi è un punto di riferimento per i cittadini ma anche per tanti turisti che vengono a visitare uno dei borghi più belli d'Italia, una tappa di riferimento per chi viene a visitare Mondolfo, e quindi era fondamentale anche questo intervento che si va ad aggiungere a quello della copertura della chiesa Sant'Agostino, che è anche un altro intervento, anche questo molto importante sul tema della riqualificazione e della sicurezza. L'accordo che abbiamo firmato assieme alla prefettura, alla soprintendenza, il comune di Mondolfo, è quello della manutenzione straordinaria, quindi di un intervento di consolidamento delle strutture architettoniche del chiostro, un intervento d'accordo di 155.000 euro, 30.000 euro finanziati anche dal comune di Mondolfo, quindi anche una piccola parte, però importante per dare un segnale anche come comune con il bilancio comunale, perché lo riteniamo un intervento fondamentale per la nostra comunità. Io vi ringrazio e grazie per la presenza anche all'architetto De Martinis della soprintendenza, che ha seguito e che seguirà tutto l'iter. Grazie ancora, Eccellenza. Sindaco Barbieri, una mattinata importante soprattutto per dei lavori che tutta la cittadinanza attendeva ormai da decenni. Sì, una giornata molto importante per tutta la comunità di Mondolfo, lavori importanti qui al chiostro di Sant'Agostino, che è uno dei luoghi più belli del nostro territorio e anche più visitato, e interventi fondamentali che vanno nella direzione della sicurezza da un lato, ma anche di migliorare l'immagine del nostro centro storico. E come amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità, ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto, tutta la Prefettura di Pesaro Urbino e la Soprintendenza delle Marche per questo accordo fondamentale, a cui anche noi abbiamo voluto dare un segnale attraverso un finanziamento di 30.000 euro con il bilancio del comune di Mondolfo, proprio per dare il segnale di quanto è importante per la nostra comunità questa riqualificazione. C'è la possibilità di dare un ulteriore contributo, fare un ulteriore passaggio e andare avanti rispetto al recupero del chiostro, e che, come andremo a vedere magari quando usciremo, dove sono presenti alcune problematiche anche con alcuni volumi che non sono propriamente compatibili con il contesto storico-artistico, che però provengono da un passato dove probabilmente nessuno di noi era ancora nato o svolgeva le nostre attività, quindi c'è la necessità in qualche modo di trovare una soluzione per questi volumi. Architetto De Martinis, ecco, siamo qua proprio sul chiostro di Mondolfo, ecco, entriamo nello specifico anche dei lavori che partiranno alla fine dell'estate, che sono stati proprio presentati questa mattinata. Beh, qui ci sono da diversi anni varie problematiche di ordine statico-strutturale. Come possiamo vedere alle nostre spalle ci sono dei puntelli che sono stati realizzati alcuni anni or sono e che si sono resi necessari perché la struttura presenta delle criticità.
quindi il finanziamento arriva nel momento giusto, questo finanziamento del Ministero dell'Interno che è proprietario del bene, con un cofinanziamento del Comune di Mondolfo ci consentirà di ristabilire un equilibrio statico strutturale di queste strutture. Inoltre restaureremo le pavimentazioni di questi due lati del chiostro e andremo a sistemare anche un sistema idraulico che è presente nel lato alle nostre spalle nella zona del pavimentale e che è un sistema idraulico che arriva dalla città, quindi verrà incanalato in modo appropriato e verranno restaurate opportunamente le pavimentazioni. Ecco, utilizziamo le nostre telecamere anche per ringraziare chi lavora anche nel dietro le quinte, è presente qua al suo fianco anche un collaboratore, perché comunque è un bel lavoro di squadra, diciamo, di collaborazione. Cristiano Zoppini, oltre ad essere cittadino qui di Mondolfo, riesce a dare un contributo con la sua esperienza nei risultati che arriveranno per quanto riguarda il chiostro, tenendo presente che abbiamo appena completato l'intervento urgente che si era reso necessario alle coperture della chiesa e che sono stati completati recentissimamente. Grazie Cristiano. E grazie naturalmente all'architetto, è il caso di dire buon lavoro buon tutta lavoro la squadra. Buon lavoro anche a voi, grazie tante. Io poi sono particolarmente contento oggi perché nei miei trascorsi al Ministero per 7 anni ho fatto servizio al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, che è il dipartimento in cui insiste la direzione centrale del FEC, Fondo Edifici Culto. E quindi quelli sono stati, sotto l'aspetto culturale e artistico, gli anni più belli che io abbia potuto trascorrere a servizio della pubblica amministrazione. Essere adesso in questo territorio, in questo bellissimo territorio, per esercitare le funzioni di prefetto e poter avere oggi la gioia, la soddisfazione di tagliare il nastro dell'inizio dei lavori, no? Perché come ricordava il signor sindaco abbiamo un cofinanziamento del quale il FEC ha beneficiato, perché va detto che e va dato atto dell'impegno economico che il Comune ha profuso, 30.000 euro, e come diceva Madre Teresa di Calcutta, se non ci fossero le gocce il mare non si creerebbe. In questa mattina è presente anche il prefetto di Pesaro Urbino Ricciardi. Ecco, una collaborazione tra la prefettura, tra il comune di Mondolfo, anche utilizzando i fondi del FEC. Sì, infatti la mia presenza qui oggi vuole proprio consacrare quello che lei ha appena detto, questa collaborazione prefettura, Ministero Interno, FEC con il comune di Mondolfo. E sono rimasto assolutamente affascinato da questo complesso del quale oggi abbiamo comunicato l'inizio dei lavori, atteso che sono arrivati puntuali i finanziamenti. Ho appreso anche con soddisfazione e plaudo il comune per aver contribuito in parte al finanziamento di questi lavori. Adesso non vedo l'ora che comincino per poter poi alla fine celebrare anche il momento conclusivo. Abbiamo visto la bellezza di questo chiostro che sarà interessato dai lavori, abbiamo visto la chiesa di Sant'Agostino che è meravigliosa anche per i tesori che racchiude, anche questa chiesa del FEC, e quindi sicuramente il FEC non mancherà di continuare a prestare attenzione a questo enorme tesoro di questa bella cittadina di Mondolfo. E credo che ci siano tutti i presupposti anche per incentivare la visita di questo complesso, favorendo così non solo dando la possibilità agli abitanti di Mondolfo di godersi questo bene, ma anche, come ci auguriamo, al turismo, che mi sembra che sia ripartito, essendo stato tra le attività più colpite dalla pandemia, sia partito abbastanza bene, quindi con buoni presupposti e buoni auspici.